ci arrivo, anche uomo di comunicazione. Alla domanda nel libro rivolta a Gasparri, il modo di comunicare è diventato più complesso? La risposta è direi più faticoso, con una precisazione: se uno lo fa in maniera impegnativa deve essere aggiornato, seguire la rete ovviamente, ma leggere libri, giornali, io mi riconosco in questa precisazione, però così è lei, no? Leggere libri, giornali, sembriamo quasi di un altro tempo. Buonasera a tutti, chiedo scusa del ritardo dovuto alla giornata di impegno parlamentare di mercoledì, un giorno poi cruciale in cui insomma succede sempre di tutto, però partecipo volentieri alla presentazione di questo libro di Sofia Cornoni e di Pierangelo Fabiano, al quale, come è stato detto, ho avuto modo di partecipare con la mia testimonianza. Sì, in effetti il problema è che chi ha soprattutto, diciamo, sono un'età non più da ragazzo e quindi ha coltivato ad esempio la lettura dei giornali, che oggi mi rendo conto di essere sostituita completamente o dalla non lettura dei giornali, perché la comunicazione video e online delle notizie sulla rete e sostituire i giornali, oppure al massimo qualcuno si abbona al giornale online se già è un appassionato della lettura dei giornali, e quindi la lettura dei giornali cartacei è una cosa un po' fuori moda, tant'è che poi i giornali hanno avuto un tracollo del numero delle copie. I grandi quotidiani italiani anni fa vendevano 1 milione di copie, oggi dicono di vendere 200.000, ma non credo che la cifra sia una cifra vera. La cifra vera è ancora più bassa, e parlo dei due giornali principali, gli altri cercano faticosamente di sopravvivere. Dopodiché si aggiunge, i libri non sono stati per fortuna totalmente